questo periodo sia molto in giro per la regione Veneto, per le altre regioni, con qualche puntata anche all'estero, per fare la campagna elettorale sul referendum costituzionale, ovviamente per un no deciso e convinto. Insomma, credo che sia importante anche tornare coi piedi su questa città e in Laguna per ragionare dei temi anche più concreti che ci toccano ogni giorno. Credo che il titolo che è stato dato a questa assemblea pubblica sia estremamente significativo, perché quando si parla di salvare la Laguna e Venezia del mare e degli uomini, si centri in sintesi il problema. Noi in questo periodo storico stiamo vivendo, per così dire, un momento cruciale, nel senso che ci sono almeno tre grandi temi che riguardano Venezia che avranno uno sviluppo nell'immediato o nel medio tempo. Il primo tema riguarda il porto, l'autorità portuale in particolare, poi il tema delle grandi navi e infine la questione della legge speciale anche con le condizioni che ha con il sistema MOSE. Per quanto riguarda l'autorità portuale, mi limito a dire che è terminata l'era Paolo Costa, aggiungo finalmente, per i danni e per gli aspetti negativi che ha avuto questa autorità portuale per quanto riguarda il tema del MOSE, il tema delle grandi navi, e confidiamo che il Ministro, il Governo, si vuole indirizzare verso una persona non più legata a determinati settori, a determinati comparti, ma che faccia l'interesse della collettività e l'interesse pubblico, senza guardare in faccia a nessuno. Sull'altro grande tema, invece, devo condividere con voi quella che è stata forse un'allucinazione quando lunedì scorso all'aeroporto Marco Polo di Venezia abbiamo sentito tutti quanti, compresi ovviamente i giornalisti che erano presenti, il ministro Del Rio dire per due volte che le grandi navi andavano fuori dalla Laguna. A me sono venuti i capelli dritti per un motivo, ovviamente a Paolo Costa e agli altri per altri motivi. E peraltro due volte l'ha detto, non si sa per quale motivo, e aggiungo anche, voglio condividere pubblicamente un altro fatto al quale ho assistito, che mentre se ne stava andando da quella inaugurazione, cerimonia, il ministro Del Rio, preso sotto braccio, insomma avvicinato ai suoi collaboratori, ha detto: il ministro hai sbagliato, non era fuori dalla Laguna, ma è invece fuori dal bacino di San Marco. Insomma, questo mi dà il senso della mancanza anche di conoscenza che si ha ai nostri vertici istituzionali, purtroppo, da parte del ministro, e credo che invece sia quanto mai opportuno invece, per così dire, tampinare i nostri rappresentanti istituzionali, i ministri, su questi temi, perché le interrogazioni che avevo presentato in Senato, che almeno in parte sono già state ricordate sia da Andreina che da Armando D'Anella, miravano esattamente a questo, perché noi stiamo ormai da oltre tre anni, perché nel 2013 no, la famosa mozione accettata dal governo, votata all'unanimità del Senato, che impegnava il governo, e il governo accettava questo impegno, a risolvere il problema delle grandi navi con queste comparazioni, al fine poi di decidere che cosa fare. Sono passati oltre tre anni e mezzo, e stiamo ancora aspettando. Ma la cosa più impressionante, sempre ricordando quell'intervento del ministro Del Rio all'aeroporto Marco Polo, è che a un certo punto, non so se si è lasciato scappare, ma comunque ha detto che sta esaminando anche altri progetti che riguardano Marghera, terraferma, così. Guardate che questo invece è un fatto grave, al di là della confusione che si può fare, che ovviamente un veneziano non sarebbe consentita, tra Laguna, Bacino di San Marco, eccetera, dire che un governo, un ministero sta esaminando progetti sconosciuti, occulti, di cui nessuno sa assolutamente nulla, è grave sotto il punto di vista della trasparenza, della legittimità, perché poco tempo prima, rispondendo a mie due interrogazioni, il ministro dell'Ambiente Galletti diceva che gli unici due presenti, due progetti presenti formalmente sul tavolo del governo erano i due già ricordati, il canale Contorta, già per tanti versi bocciato, e l'altro progetto Duferco. Non ce ne sono altri,
come fa un ministro a dire che sta esaminando altre cose? E per questo nei giorni immediatamente successivi aveva presentato questa ulteriore interrogazione chiedendo, questo ne era il significato, vogliamo sapere quali sono questi progetti esterni, interni alla laguna, in terraferma, chi sono i proponenti, quando sono stati presentati, se hanno rispettato tutte le normative vigenti per quanto riguarda la protocollazione, la registrazione, la comunicazione con tutti gli enti e i cittadini interessati, quindi vediamo che cosa risponderà. Guardate, questo è una pretesa che dobbiamo avere nei confronti di tutti i nostri rappresentanti politici, del massimo della trasparenza nel rispetto della legalità, siano interni, siano esterni, siano alla bocca di porco, siano all'altra. Vogliamo sapere che cosa sta succedendo in queste stanze che altrimenti rischiano di continuare a rimanere segrete. Quindi vediamo un attimo che succederà, è un momento cruciale, dicevo, anche perché la Commissione Via VAS sta concludendo i propri lavori sui due progetti al suo esame, sono ormai alcuni mesi che dicono a fine mese concluderemo, speriamo che siano in dirittura d'arrivo e che comincino a dare delle risposte e comunque sentiamo che cosa ci dirà il Ministro. Il terzo aspetto che volevo toccare è quello cui ha fatto cenno Armando Danella, quello della legge speciale anche per le connessioni sul MOSE. Lì, come si sa, abbiamo ripresentato all'inizio di questa legislatura un testo di legge speciale ampiamente condiviso, perché è stato votato alla fine della passata legislatura praticamente da tutte le forze politiche, è stato integrato con osservazioni delle università, delle associazioni, delle categorie, perfino degli industriali, l'ambiente Venezia, visto che siamo qua assieme. Quindi con osservazione, integrazione, emendamenti arrivati al territorio, altri dovranno essere fatti. Il tutto si è bloccato in Commissione Ambiente al Senato sostanzialmente per un motivo, e cioè per il fatto che il governo non è in grado, non vuole, non è in grado, diciamo che in questo momento non dà una risposta su quello che è l'aspetto fondamentale, e cioè la parte finanziaria. Guardate, sono due aspetti che vanno certamente modificati con emendamenti, perché sono passati oltre 3 anni praticamente, ma ancora più, dalla presentazione primaria di questo testo di legge speciale, e sono cambiate anche dal punto di vista istituzionale le realtà nel territorio. Ad esempio c'è una città metropolitana che prima non c'era, e quindi anche il sistema della governance sulla laguna va certamente integrato, sistemato e diviso tra quelle che sono le competenze principali che dovrebbero rimanere sul territorio e altre competenze diversificate anche di controllo, ad esempio come la magistrata di acqua. Magistrata di acqua, condivido e faccio una brevissima parentesi dicendo che sono assolutamente d'accordo, è stata una decisione improvvida, quella adottata immediatamente dopo gli arresti dello scandalo MOSE, di sopprimere questa istituzione storica, perché non ha considerato il ruolo fondamentale, le funzioni fondamentali di questo organismo, al di là degli uomini che ricoprivano i ruoli dirigenziali all'interno. Venezia ha sempre avuto bisogno, dal 1500 in poi, di una tutela particolare, approfondita, in qualche momento storico anche cattiva, tutela nei confronti della laguna, tanto che ricordiamo tutti come dicevano chi toccherà le armi della laguna, c'era un decreto che diceva cavare morte, confiscare i beni, tagli una mano. Ora, al di là di questi momenti, però c'è sempre stato bisogno di un controllo serio, approfondito e efficace. E all'interno del magistrato di acqua c'erano sicuramente tecnici, persone competenti, far di tutto quanto del buon fascio, prendere, buttare via tutto, mi pare assolutamente sbagliato. Anche perché attribuire determinate competenze alla città metropolitana, così come si sta configurando adesso, non so quanto senso istituzionale abbia, perché la città metropolitana non è grado né per il personale né per le competenze, tanto meno per le finanze, di provvedere ai ruoli e alle funzioni che aveva e che dovrebbe continuare a avere il magistrato di acqua. Chiuso sul magistrato di acqua, dicevo la governa, va rivista certamente questa impostazione, tenendo conto delle realtà territoriali e istituzionali nuove, ma soprattutto il governo deve decidere di dare una risposta, forse non è neanche colpa sua fino in fondo, perché se ci sono delle carenze finanziarie, queste vanno dichiarate, vanno precisate,
però tra la possibilità che continui a essere finanziata la legge speciale a livello centrale e la possibilità di trovare sistemi diversi di finanziamento, ci vuole una decisione, perché degli anni sono passati. In questo momento è perfino scontato dire che il governo non sarebbe in grado e comunque non darebbe altri finanziamenti per la legge speciale di Venezia. Purtroppo sono anni che questo succede. Sarebbe però possibile, e guardate, già sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, dare un'impostazione diversa alla questione finanziaria, dando la possibilità a Venezia come città unica, riconosciuta come città speciale per legge dello Stato e anche sulla base dei provvedimenti internazionali, dando la possibilità di recuperare delle risorse sul territorio e di gestire le risorse sul territorio, senza fare i passaggi romani che sappiamo che fine possono fare queste risorse. Certo, ci vuole una capacità tecnica, bisogna decidere innanzitutto di farlo, bisogna individuare i meccanismi giuridici che esistono, bisogna individuare soprattutto le persone in grado di garantire questa nuova possibilità. Però se non si passa questo fosso, si passa questo canale, certamente non si riesce a venirne fuori. Quindi questo è il motivo per cui al momento la legge speciale è ferma, impantanata nel Senato, in attesa di una risposta del governo. L'ultimo punto che voglio toccare è una riflessione che voglio condividere con voi sulla base di quello che è stato detto nella parte iniziale di questa assemblea, sia da Luciano, poi da Tommaso, da Micheletti, relativamente al MOSE. Ed è purtroppo una riflessione che almeno in partenza è una riflessione negativa, perché guardate, quando è stato dato quell'incarico all'Autorità Nazionale di Corruzione Cantone e poi attraverso di lui dal prefetto di Roma tre commissari, io sono rimasto molto perplesso, perché se dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della correttezza delle corruzioni, questo poteva essere una maniera, un sistema per venirne fuori, per garantire dalle corruzioni, però contemporaneamente, fin da quel momento, era stato dato dal governo a Cantone e poi ai commissari l'incarico di portare a compimento l'opera MOSE. Infatti questo è il problema. E loro non fanno che questo, al di là della garanzia e del rispetto delle norme che non succedano imbrogli, intrulli e corruzioni, la loro mission, se così vogliamo chiamarla, è proprio questa, portare a compimento. E questo, guardate, è stato riportato quando veniva citato, non mi ricordo da chi è intervenuto all'inizio, veniva citato il dottor Nordio, quando il dottor Nordio involontariamente, credo involontariamente, si fa quasi il megafono di questa politica governativa, e cioè del MOSE grande opera, così, è proprio questo, perché è entrato ormai nella mente collettiva questa idea che il MOSE salverà Venezia dalle acque. E questo è il problema, e condivido quello che diceva Tommaso, il sistema della corruzione, il consorzio ha corrotto non solo la società, ha corrotto le menti. Si dà per scontato che questo sarà il MOSE più che il MOSE, ciò che salverà Venezia dalle acque. Allora, questo bisogna uscire ancora, questa, non so se è possibile, perché questa è una riflessione in negativo che faccio. Però una riflessione che va fatta: se noi non prendiamo atto di questo messaggio che è arrivato a livello governativo attraverso la responsabilità poi di qualche, non di tutti per fortuna, responsabili politici locali anche, coi ministri di tutti i governi, se non riusciamo a cambiare questa mentalità, guardate che non se ne viene fuori, perché se parlate fuori Venezia del MOSE, tutti danno per scontato che il MOSE sarà l'unica soluzione. Magari non sanno neanche cosa vuol dire 95 cm sopra il medio mare, però sanno che il MOSE salverà le acque da Venezia. Quindi ci scontriamo con questo meccanismo.